Serie B Wina. Appassionati. Appassionati della Serie B Wina, una buona serata e ben ritrovati da parte di Luca Gregorio. Benvenuti al Granillo, dove Regina e Cesena aprono le emozioni della 31esima giornata. Gli Amaranto, a secco di vittorie da un mese ma imbattuti in casa nel 2013, vogliono risucchiare i romagnoli in zona play-out. Bisoli si attende però una risposta d'orgoglio dai suoi, reduci da 3 sconfitte nelle ultime 4. Dionigi squalificato gioca con Sarno alle spalle di Comi e di Michele, nel Cesena invece tandem offensivo composto da Succi e Granoci. Si comincia, buon divertimento. Pallone profondo, occhio alla sponda, Granoci sbuca alle spalle di tutti, prova il destro, Granoci! La deviazione di Facchin che spedisce in angolo. Sarno, la sua punizione, dentro, Comi, grande stacco! Il vantaggio della Regina, 12esimo, sempre lui, Gianmario Comi. Bruciato Tonucci, infilato Campagnolo e il 10° centro in campionato per il 21enne attaccante Scuola Toro. Regina in vantaggio, 1-0. Occhio al calcio di punizione, tocco corto, Djokovic sinistro e il pallone passa sotto il corpo di Facchin, non perfetto, è 1-1 al 19esimo, torna in linea di galleggiamento il Cesena, 4° gol in campionato per il 22enne croato. Djokovic, lui della bandierina, occhio e pallone che arriva sul secondo palo, non c'è fallo, si gioca, ancora il mancino di Djokovic, la deviazione di Rizzato sul secondo palo, Tabanelli da sottomisura, il sorpasso del Cesena in 120 secondi, gol incredibile, prima rete in Serie B Win per il 23enne fantasista, non segnava dal maggio del 2012, decisiva la deviazione di Rizzato. Da opportunista Tabanelli da sottomisura, sorpasso Cesena. Tocco dentro, Sarno raccoglie sulla tre quarti, prova a esplodere il sinistro, a giro si distende Campagnolo e poi riesce a liberare Ceccarelli. Rizzato vuole l'uno contro uno, premiato nel rimpallo, ancora Rizzato di prepotenza, il cross dentro, mette fuori Djokovic, carambola, attenzione, Comi da sottomisura, il riflesso di puro istinto di Campagnolo. Calcio di punizione, c'è il movimento di Adesio sul secondo palo, sbucca Colucci, sempre Campagnolo a mano aperta, decisivo. Sarno dalla bandierina, occhio allo stacco di Bari e poi Ceccarelli alza sulla traversa. Sarno, azione personale, ne salta un paio, altra sterzata, sempre Sarno, pallone sempre incollato al mancino, Rizzato al volo e palla sull'esterno della rete. Spinge ancora la formazione Amaranto, Sarno prova a lottare, arriva Antonazzo, carica il destro da fuori, palla alta sulla traversa. Finisce qui, il Cesena passa al Granillo 2-1, inguaia ancora di più la Regina che non si schioda dalla zona play-out, per i romagnoli invece 3 punti d'oro.